Allora, buonasera a tutti. Siamo alla quinta conferenza del nostro ciclo e questa sera abbandoniamo i cantieri di scavo che ci hanno accompagnato nelle ultime due conferenze e ci hanno illustrato proprio la prima Venezia. E passiamo adesso con questa serie in una Venezia decisamente già formata, già una città di pietra, ma una città che, come adesso avremo modo di sentire da professor Sperti, non dimentica sicuramente l'antico. Questa sera è con noi il professor Sperti, che io ringrazio molto della sua collaborazione, anche lui socio dell'Ateneo Veneto, è professore ordinario di archeologia classica presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, Dipartimento di Studi Umanistici, dove insegna archeologia e storia dell'arte greca e romana. Il professor Sperti nei suoi studi si è occupato in particolare della produzione artistica di età ellenistica e romana, focalizzando in particolare i suoi studi sui bronzetti, sui cammei e sul reimpiego e la memoria dell'antico, argomento al quale ha dedicato, direi, la maggior parte dei suoi interessantissimi studi. Al suo attivo ha un grandissimo numero di pubblicazioni monografiche, di articoli su questi argomenti specifici e mi fa piacere anche ricordare che il professor Sperti è co-direttore della rivista istituzionale dell'Ateneo Veneziano, la rivista di archeologia, si chiama appunto così, e co-direttore della collana di Musei Archeologici del Veneto, sempre patrocinata dall'Università di Ca' Foscari, che ha dato luce alle collezioni archeologiche di tantissimi dei nostri musei. Quindi grazie ancora di essere con noi e buona conferenza. Grazie mille, Margherita. Grazie della presentazione, dell'invito. E anche per aver organizzato questo corso su Prima di Venezia e la Prima Venezia, che si collega, diciamo, alle celebrazioni per i 1600 anni della città, ma posso dire apre anche, insomma, delle nuove prospettive che forse sono state tralasciate o trascurate nel corso di queste pure interessantissime manifestazioni. Alle origini del reimpiego di scultura antica a Venezia, per cui il tema di questa prima Venezia è la preistoria, per così dire, dell'arredo monumentale della città, concentrato soprattutto, no, per motivi, insomma, che potete facilmente immaginare, nell'area marciana. Dunque, il materiale è naturalmente molto ricco. Io non vorrei fare una carrellata di monumenti che comunque, insomma, immagino tutti conoscono. Il tempo è poco, per cui io ho pensato di organizzare questo intervento in tre punti, che sono una breve introduzione sul fenomeno del reimpiego di antichità in Italia, in modo da calare il caso veneziano all'interno di un contesto più ampio. Vedremo subito che Venezia è un caso assolutamente a sé stante. Poi un secondo punto con alcuni esempi dell'area marciana. Io li ho scelti, devo dire, anche per interessi miei personali, perché sono quelli su cui forse si può dire qualcosa di nuovo. Anticipo subito che ci interesseremo soprattutto quello che io considero un monumento unitario, che sono le due colonne sul molo e le statue, insomma, che ci stanno sopra, ma non solo, ci sono anche delle robe interessanti da dire anche sul contesto. E poi una terza parte con cui concludo, in cui tentiamo di porci delle domande che sono sollecitate da questo materiale, cioè delle domande che immagino tutti vedendo, che ne so, dai cavalli San Marco ai tetrarchi, ai monumenti che poi vedremo, si chiedono spontaneamente, cioè quali erano le... c'era un progetto dietro alla costruzione, diciamo, di un arredo monumentale di questo tipo? Quali erano i rapporti fra la dominante, fra Venezia e i capitani che incrociavano nell'Egeo, in quali forme vi era un mercato di antichità? Tutte domande che, come vedremo, insomma, rimangono
almeno per alcuni aspetti senza risposta, però c'è un documento molto interessante che presento, che in realtà è noto da tempo, però è molto interessante dal punto di vista proprio della, diciamo, come riflesso del fenomeno del trasporto di antichità a Venezia dal Mediterraneo in particolare, finalizzato all'impiego di questi monumenti in contesti appunto prestigiosi come quelli che vedremo. È un documento del 1309, per cui molto precoce, ma che come vedremo offrirà una luce anche, spero, sul fenomeno del reimpiego. Insomma, penso che almeno il monumento in alto a sinistra lo conoscete tutti, l'Arco di Costantino è una testimonianza di come il reimpiego nasca già in età tardoantica, e l'arco è del 315 d.C. In realtà non è neanche il primo monumento romano a fare uso di elementi, diciamo, che provengono da contesti diversi. Quando parliamo di reimpiego parliamo di utilizzo di statue, di rilievi, di manufatti più in generale, che vengono decontestualizzati, tolti dal contesto originario e ricollocati, spesso anche reinventandone il significato all'interno di un nuovo contesto. L'Arco di Costantino è direi l'esempio più famoso del reimpiego tardo antico che inaugura questo fenomeno che domina in assoluto per tutto il Medioevo, dove appunto le testimonianze del passato venivano prese e esibite, direi, nelle chiese, nelle piazze principali della città, anche in ambito privato, come segni di continuità con il modello di Roma, come segno di filiazione dalla massima autorità politica e religiosa, oppure in ambito privato anche come segno di prestigio di una famiglia particolarmente potente. Questo fenomeno, il fenomeno del reimpiego, si sviluppa fino alla fine del Medioevo, anche se in realtà prosegue anche dopo. Venezia è una delle città in cui il reimpiego lo troviamo addirittura fino all'Ottocento, ma insomma anche all'inizio del Settecento arriva l'ultimo dei leoni che potete vedere di fronte all'arsenale, per cui stiamo parlando di ben oltre le soglie del Medioevo. Però il Medioevo, diciamo, in qualche maniera la fine del Medioevo segna una cesura, in quanto la nascita dell'umanesimo segna un atteggiamento diverso rispetto all'antico, che non viene più visto in un'ottica di continuità, ma c'è una sorta di distacco, per cui gli elementi antichi vengono percepiti come appartenenti a una dimensione altra, ed è la nascita appunto dell'antiquaria, del vedere i pezzi non più come spolia, come elementi di una antichità depredata, ma come oggetti che finiscono prima nelle collezioni e poi ovviamente nei grandi musei che sono a queste collezioni legate, per cui da spoglia diventano, diciamo, anticaglia. Le città che avevano un'origine romana recuperano i monumenti che poi vengono utilizzati all'interno di nuovi contesti. Quello che vedete a Verona in Piazza delle Erbe è la cosiddetta Madonna Verona, che è una sorta di simbolo della città. È un caso abbastanza frequente il fatto che un monumento antico diventi nella Italia medievale un simbolo della città. Succede a Ferrara, succede a Pavia, insomma succede in molti altri posti, ed è una statua antica, tardo antica, che viene recuperata dal foro. Il foro è la stessa Piazza delle Erbe ed è esibita appunto come una parte, diciamo, della tradizione della città. Ci sono poi delle città che hanno un atteggiamento, diciamo, più ambivalente. Pisa, ad esempio, vedete un sarcofago in basso nel Camposanto monumentale, è una città che ha una origine, diciamo, romana, ma fa un uso sia di antichità locali, ma anche le importa nell'ambito tirrenico,
l'epicentro di questo commercio era ovviamente Roma. I pisani andavano a Roma, si comperavano dei sarcofagi che venivano utilizzati come sepolture. Adesso sono tutti nel Camposanto Monumentale, ma in origine erano addossati al Duomo, per cui era una sorta di esibizione di ricchezza da parte dei potentati locali che utilizzavano questi sarcofagi antichi come segno appunto di ricchezza, di disponibilità economiche e di prestigio. Per cui insomma Pisa è una repubblica marinara, per cui utilizza appunto traffici, cosa che adesso, come vedremo, Venezia farà una scala geograficamente non paragonabile. Questo reimpiego di antichità è un fenomeno che è diffuso in tutta Italia, io ho fatto qualche esempio così, ovviamente potremmo andare avanti all'infinito, ma insomma è diffuso in tutta una miriade di centri, ovunque, fino al meridione. Il panorama, in questo panorama diciamo, che copre tutta l'Italia, Venezia ha uno status che definirei anomalo, una città priva di passato romano, però ha una rete di traffici così estesa che può permettersi di raggiungere di importare delle antichità non solo dai centri più vicini, cosa che è ovvio, da Aquileia, ad Altino, oppure dai centri della costa dalmata, ma anche dalle rotte dal Mediterraneo orientale, per cui lungo le rotte che percorreva da tempo, diciamo da sempre. Sui manuali di archeologia classica c'è scritto sempre che il primo contatto della cultura europea con le antichità, con la scultura greca, con l'arte greca in generale, risale alla nota, diciamo, impresa, chiamiamola così, di Lord Elgin e dei marmi del Partenone che arrivano all'inizio dell'Ottocento. Questo non è vero. A Venezia già alla fine del Quattrocento c'era probabilmente anche un mercato di pezzi che provenivano dalla Grecia, che facevano parte, diciamo, delle più importanti collezioni dell'epoca, prima fra tutte quelle Grimani, e che, cosa anche questa non certo comune, ancora adesso sono conservati all'interno del museo archeologico, per cui statue, diciamo, che già alla fine del Quattrocento arrivavano. Questo in realtà fa parte di una di una tradizione che risale a secoli prima, la tradizione dello sfruttamento, dell'importazione, dell'utilizzo di statue, di bronzi, di sculture che provenivano appunto dal Mediterraneo orientale, è un fenomeno che naturalmente ha un impulso enorme, soprattutto a partire dalla Quarta Crociata e dal dominio che voi tutti sapete Venezia instaura su tutta una serie di isole e coste del Mediterraneo. L'unicità di Venezia appunto in questo panorama del reimpiego mostra questo rapporto privilegiato, che è un rapporto che influisce, devo dire, in maniera decisiva su quello che sono le scelte e le strategie dei veneziani riguardo al, chiamiamolo, arredo monumentale della città. Allora, visto che in questi tempi si è anche accennato al problema della terza colonna, io questo non lo tocco minimamente, ma vediamo le due che sono rimaste in piedi, che sono insomma le colonne della piazzetta che tutti conoscete. L'innalzamento di questa coppia di colonne, che in realtà, come vedremo, deve essere considerato un monumento unitario, fa parte di un progetto di monumentalizzazione dell'area sud del molo che alcuni cronachisti, Sanudo e altri, pongono nel XII secolo. Tra l'altro, all'epoca, l'estensione della piazza era minore rispetto adesso, come testimonia anche ancora nel Cinquecento la pianta famosissima di Jacopo de Barbari, dove vedete che, non so se si vede lo vedo solo io la freccetta, vero? Allora lasciamola perdere, però fra le due colonne e lungo la linea c'è una soluzione di continuità, un paio di gradini che indicano
diciamo quello che è stata un'estensione duecentesca del molo, per cui ad un certo momento il molo, che era arretrato di circa 30 metri, viene espanso verso sud e alla fine, diciamo, all'interno di questa di questa operazione, o poco prima, vengono erette le due colonne sulla cui cronologia ci sono molti così, c'è un dibattito, insomma, io poi, tra l'altro, non è neanche il mio ambito, per cui quello che basti sapere però è appunto che a un certo momento viene monumentalizzata questa porta da mare, viene fatto con una soluzione monumentale che non è veneziana. L'utilizzo di colonne colossali sormontate da statue è una tradizione che troviamo anche in vari altri centri, tra cui anche centri che i veneziani frequentavano nei loro traffici. A destra c'è l'arrivo a mare di quella che è la regina delle vie romane, la via Appia, che collegava Roma a Brindisi, e per marcare l'arrivo di questa via importantissima viene eretta in età romana una coppia di colonne che aveva sulla sommità delle statue di bronzo. Una di queste è crollata nel 500, ma in realtà si tratta di un monumento che fungeva sostanzialmente da porta di mare e che è uno dei possibili precedenti delle colonne veneziane, anche se in realtà è più facile che il modello sia stato preso da Costantinopoli. Come vedete a sinistra c'è una veduta di Costantinopoli di Cristoforo Bondelmonte, che è un personaggio che troveremo anche più avanti, in cui si vede che di fronte, nei pressi della chiesa di Santa Sofia, c'erano tutta una serie di monumenti a colonna con statue che rappresentavano imperatori o membri della casa imperiale, in certi casi addirittura anche accoppiate. Alcune di queste avevano proprio la funzione di porta d'acqua, una sorta di porta monumentale d'acqua, che era quella che aveva anche che avevano a Venezia. Le colonne veneziane sono il frutto di una serie di importazione, di iniziative. Iniziamo a vedere quello che fu, delle due, forse la più nota delle statue che le sormontano, cioè il leone di San Marco. Sul leone di San Marco abbiamo in realtà abbastanza poche notizie dalle cronache, perché le cronache menzionano il leone dalla fine del 200, dicendo che era bisognoso di restauri. Se era bisognoso di restauri alla fine del 200, vuol dire naturalmente che era da un certo periodo. Quando arriva a Venezia? In realtà non lo sappiamo. Ci sono alcuni che dicono che sia arrivato a Venezia prima della quarta crociata, cioè in un'epoca precedente al 1204, al sessantennio successivo, in quanto si dice che una statua di queste dimensioni, io ho trovato questa fotografia che non conoscevo, che vi dà un po' l'idea delle dimensioni di questo bronzo lungo 4,40 m. Questo è un corteo del 1991 che ha riportato il leone a Venezia dopo 6 anni in cui è stato prima restaurato, poi è andato in giro per qualche mostra a Londra, ad Amsterdam, e poi è stato ricollocato il 25 aprile, giustamente, sopra la colonna. Ma l'ho messa non tanto per fare così folklore locale, ma per darvi un'idea delle dimensioni di questo. Noi siamo abituati a vederlo là in alto a 15 metri, ma insomma vederlo così fa... ci si rende conto anche della monumentalità del bronzo. In realtà non sappiamo assolutamente, non ci sono nessuna notizia di quando è stato
collocato e neppure da dove proviene. C'ha un ventaglio incredibilmente ampio e direi in certi casi totalmente gratuito di ipotesi, perché è stata tirata in ballo l'arte cinese, persiana, assira, etrusca, ancora indiana. È stato attribuito alle epoche più diverse a seconda della variabile geografica, dalla protostoria del vicino Oriente fino al Medioevo nostrano o esotico, per cui insomma è stato diciamo oggetto di tutta una serie di ipotesi, direi per lo più insomma abbastanza gratuite. Perché? Perché la realtà è che il leone, adesso sì, possiamo anche vedere questa immagine, è un bronzo che, come vedremo, ha pochi confronti. Nel 1985 è iniziato un restauro del leone, che ha poi fatto anche un po' il punto su tutta una serie di restauri antichi che iniziano probabilmente in età, diciamo, nel IV, nel V secolo, forse dopo Cristo, e che sono, come dire, visualizzate in questa immagine. Restauri che vanno, che arrivano, gli ultimi sono nella seconda metà dell'Ottocento. Come sempre accade, il restauro ha dato anche occasione di studiare la statua in maniera un po' più approfondita e di fare qualche ipotesi forse un po' meno azzardata riguardo la sua provenienza e la sua datazione. C'è un aspetto che forse appare evidente da questa giusta posizione tra il corpo e la testa, l'aspetto del leone, che è il contrasto tra il corpo e la testa stessa. Perché il corpo, come potete vedere, soprattutto nella parte delle zampe anteriori, nella parte, diciamo, alta delle zampe, presenta una serie di notazioni anatomiche molto precise, le vene, le pieghe della pelle, che indicano una tradizione, diciamo, artistica naturalistica che è stata messa in relazione con il mondo greco. Cioè il bronzo mostra degli aspetti, diciamo, anatomicamente fedeli, che possono far ipotizzare, diciamo, un artista, un fonditore che fosse inserito all'interno della cultura anche tecnica e figurativa greca. Con questo invece fa un po' da contrasto la testa, dove vedete una restituzione che non ha nulla a che fare con, diciamo, la realtà del leone, con una criniera a fiamme, una bocca innaturalmente allargata, le orecchie, diciamo, umanizzate. Che cosa può indicare questo contrasto, diciamo, stilistico, questa eterogeneità stilistica del bronzo? Secondo un'ipotesi, che forse fra tutte quella mi pare meno quella più accettabile, è che venga da una qualche parte del Mediterraneo orientale, come la cilicia, che vedete qui lì segnata, dove Cilicia, che era una satrapia persiana poi conquistata da Alessandro Magno, che fa un po' da in cui coesistono tradizioni artistiche diverse, che sono da un lato legate al mondo greco e dall'altro invece al mondo, chiamiamolo, persiano o orientale. Nell'area, in particolare a Tarso, era venerata una divinità, Sandom, legata alla forza fisica, un dio della guerra, il quale compare nella monetazione di Tarso stesso, come vedete in basso a sinistra, come un dio posto su la groppa di un grifo leone, cioè di un leone munito di corna. È possibile, è probabile, anzi, visto che ci sono molti casi analoghi, che questa moneta riproduca un monumento di culto che si trovava in qualche santuario locale di epoca forse ellenistica, cioè dell'epoca successiva alla morte di
Alessandro Magno, in cui compariva appunto una divinità in groppa a un leone. Ora, i veneziani frequentavano quell'area da sempre perché era uno dei terminali della via della seta, per cui l'ipotesi è che sia stata, diciamo, recuperato quello che era al contempo un attributo e il sostegno della statua della divinità, che sia stata presa e poi con una serie di interventi che vedete qua resi in maniera grafica sia stato prima privato delle corna e poi a più riprese modificato nelle ali, nella coda, fino a diventare il leone di San Marco. Per cui, insomma, si tratta, se possiamo riassumere, di un'opera che secondo questa ipotesi si colloca in una in un'area molto lontana, ma che naturalmente è giustificata dalle frequentazioni veneziane di queste regioni, che è stata poi trasportata e utilizzata come simbolo, diciamo, dell'evangelista e della città. Questo talento per le per gli assemblaggi monumentali è anche testimoniato nel Todaro, San Teodoro, santo guerriero bizantino, che fa da pantan nella colonna occidentale. La scultura che oggi si vede è una coppia che è stata eseguita nel 1947, mi pare. All'epoca ci fu anche una notevole polemica, perché i veneziani non volevano che l'originale fosse tolto. Io trovo che il vero scandalo sia che l'originale oggi è sacrificato in un angolo del portico del cortiletto dei senatori in Palazzo Ducale. Insomma, abbiamo fatto varie volte rimostranze, ma non c'è poco da fare. Comunque, insomma, con questo non voglio far polemiche, ma è solo per dire che la statua in realtà aveva bisogno di essere ricoverata perché aveva segni naturalmente di dilavamento, eccetera. Ma quello che si vede oggi è una coppia, per l'appunto. Anche questa statua fu oggetto negli anni 40 di un'analisi diciamo che stilistica, anche complessiva, dove si vide che è una statua composita, che è formata da una corazza, come potete vedere, di una statua alloricata, una statua corazzata di dimensioni maggiori del naturale, forse è una statua dell'imperatore Adriano, secondo quello che è la iconografia delle due vittorie col trofeo, a cui fu combinata poi una testa che naturalmente aveva dimensioni congruenti e che è stata identificata erroneamente con una testa di un sovrano ellenistico. Quando la statua, le due pezzi vengono a Venezia, vengono poi combinati tra di loro e un ignoto scultore li risarcisce, li completa con gli arti, le braccia, le gambe, poi quella specie di melanconico coccodrillo che fa le parti del drago. E in realtà la parte più interessante della statua è la testa, che è una testa che è stata completamente rilavorata in età medievale. L'unica parte che è rimasta superstite è la corona di quercia, che vedete in alto, tra l'altro anche molto rovinata, che è molto aggettante, per cui si è conservata la corona di quercia e dal resto della testa si è ricavato il volto del santo guerriero. Ora, la cosa interessante è che la corona di quercia ha diciamo, una sua storia stilistica. All'inizio viene utilizzata spesso in ritratti di imperatori romani e all'inizio compare in maniera molto naturalistica con tutte le foglie, poi man mano viene resa in maniera sempre più stilizzata. Nel Todaro è resa in una maniera che equivale esattamente a come compare nelle statue dell'imperatore Costantino. Ci sono tutta una serie di statue di Costantino con la corona di questo tipo, per cui io penso che l'ipotesi più probabile è che sia una testa di Costantino che è stata rilavorata, si è mantenuta la corona di quercia. Certo, la fisionomia è totalmente diversa, non c'è nessuna parentela, ma è stata completamente riscolpita da uno scultore
tardo medievale. Tra l'altro c'è anche un altro indizio, diciamo che indica che depone per un'ipotesi che rappresenti Costantino, ed è la fila di fori che ho segnato con le frecce sulla parte superiore della corona, che erano come dire, utilizzati per inserire delle raggi di bronzo dorato che assimilavano il ritratto a Helios, al sole, cioè era una forma di assimilazione al sole. Ora Costantino è stato, sappiamo, durante il suo regno il culto di Sol, Sol Invictus, ha avuto un'importanza enorme, l'imperatore compare in una serie di monete come quelle che vedete con la corona radiata che indica l'assimilazione al sole. Ci sono vari monumenti, tra cui uno famosissimo a Costantinopoli, dove l'imperatore era appunto assimilato al sole. Per cui sostanzialmente si tratta di una testa di Costantino in veste appunto di Sol, che è stata presa, rilavorata e combinata con una corazza di età adrianea, cioè di età romana, e il tutto diciamo poi combinato con gli altri elementi che abbiamo visto. Ora è vero che le statue hanno monopolizzato a lungo l'attenzione degli studiosi, ma è anche vero che l'elemento diciamo fondamentale del complesso è questa coppia di fusti colossali di granito, alti 40 piedi romani. 40 piedi romani significa 12 metri, di granito diverso, perché quello a occidente, cioè il fusto della colonna di Todaro, proviene dall'Egitto, è un granito da Assuan, mentre invece la colonna di Marco proviene è granito della Troade, cioè di una area dove, che vedremo tra poco, che si trova molto vicino a Istanbul, a Costantinopoli, scusate, e da cui proviene un granito che era molto diffuso nell'antichità. Anche qui tutta una serie di ipotesi sulla provenienza, diciamo, di questi due fusti. Si è parlato di Alessandria, si è parlato di Costantinopoli stessa. In realtà c'è anche su questo ci sono, diciamo, un approccio archeologico che può forse chiarire la provenienza di almeno una delle due colonne, che è questa. E faccio riferimento alla colonna di Marco, che appunto, come vi dicevo, è fatta di questo granito particolare della Troade. Ora, le cave di granito della Troade oggi sono uno dei diciamo degli esempi più meglio conservati della estrazione, della fabbricazione, del commercio di colonne colossali. Ancora all'interno, come vedete, della cava, in basso a sinistra, ci sono vari fusti di dimensioni colossali, quasi tutti di 40 piedi, esattamente come quelle della colonna di San Marco, che sono ancora abbandonate là, estratte in età romana e poi abbandonate. Queste colonne hanno una caratteristica che si vede bene dalla fotografia, e anche forse dalla fotografia meglio, dalla fotografia destra, dove ci sono gli archeologi che le misurano, e cioè hanno un collarino, una specie di elemento sporgente, alto 25 centimetri, 30 circa, che serviva a far sì che nelle delicate operazioni di trasporto dalla cava al porto e poi quando venivano imbarcate non si corresse il rischio di scheggiare la base delle colonne, compromettendo così un lavoro enorme. Teniamo presente che sono colonne che possono arrivare a 60 tonnellate di peso, perché il peso specifico del granito è 2 tonnellate 7
al metro cubo, per cui insomma parliamo di manufatti estremamente. Ora, la cosa interessante è che questo stesso collarino si trova, come potete vedere, alla base della colonna veneziana. Cosa significa questo? Questa specie di collarino veniva eliminato una volta che la colonna veniva messa in opera, perché non serviva più, per cui veniva scalpellato. Ora, il fatto che la colonna di Marco lo conservi, credo che indichi semplicemente una cosa, che o viene dalla cava, o viene dal porto, distante pochi chilometri dalla cava stessa, oppure da qualche altro posto dove però non è mai stata utilizzata. Stiamo parlando di quest'area qua. Oddio, adesso non ho il puntatore, forse no, vabbè, ma insomma si vede. Allora, nella pianta che vedete a sinistra c'è l'isola di Tenedo, in basso a sinistra si vede, spero almeno. L'isola di Tenedo, di fronte a Tenedo c'è Alexandria Troas, che è il porto di imbarco legato, diciamo, ai prodotti delle cave del granito della Troia, una città romana che era appunto quella da cui partivano questi cose. Nel porto, che è ancora conservato in parte, anche lì ci sono dei monoliti, diciamo, delle stesse dimensioni. Per cui io credo che le cose siano andate così. I veneziani di sicuro non avevano la possibilità di trasportare dei manufatti distanti qualche chilometro dalla cava stessa al porto, però dal porto sì. Per cui penso che queste colonne fornite appunto del collarino, che testimonia che non sono mai state utilizzate, erano pronte per la spedizione nel porto di Alexandria Troas, e lì i veneziani le trasportavano. Tra l'altro, teniamo presente che l'isola di Tenedo era posta in una posizione di importanza strategica per i commerci veneziani e per i rapporti con Costantinopoli, perché è all'inizio dei Dardanelli. A un certo momento Tenedo è anche entrata nei possessi veneziani, anche se è rimasta per poco tempo. Questo, posso dire, straordinario personaggio che è Cristoforo Buondelmonti, un fiorentino che ha girato nel 400 a lungo il Mediterraneo orientale, ed è autore tra l'altro del Liber Insularum Archipelagi, che qua ho scritto 1420, ma in realtà è 1420-1430, ci sono varie redazioni. È l'autore del primo isolario rinascimentale, e registrato in Alexandria Troas, che all'epoca, per l'assonanza del nome, era erroneamente identificata con Troia. Come vedete sulla destra, tutta una serie di rovine che evidentemente sono quelle che poi i veneziani conoscevano benissimo, qua interpretate naturalmente erroneamente come un anfiteatro, ma questo per dire che tutto, diciamo, sia i viaggiatori sia i veneziani conoscevano molto bene queste aree e potevano appunto da lì trasportare. La cosa a cui io non so dare naturalmente una risposta è come trasportare un fusto di 12 metri, pesante 60 tonnellate, con i mezzi dell'epoca. Insomma, noi conosciamo qualcosa delle naves lapidarie romane, ma sui corrispettivi veneziani, almeno io non ho idea delle modalità di trasporto. Per cui insomma quello che possiamo dire è che le due colonne del molo di Venezia non sono venute, come si è spesso detto, insieme da qualche particolare monumento. I romani facevano delle colonne in standardizzate, 40 piedi, 50 piedi, 15 metri, in qualche caso anche di più, per cui la maggior parte delle colonne monumentali sono di quelle dimensioni. I veneziani sono andati a pescarne una, quella di Todaro, non si sa dove, e questa secondo me viene da molto lontano ed è stata eretta appunto come colonna di come colonna, cosa abbiamo, 40 di tutta quarti d'ora,
di Marco. Io a sto punto però, visto che stiamo toccando un tema che ha a che fare con l'ultimo punto a cui ho fatto accenno all'inizio, vorrei parlare adesso in conclusione di questo tema che abbiamo toccato, cioè sulle modalità di approvvigionamento dei veneziani, di cui sappiamo veramente molto poco. Vi ho parlato di questo trasporto che sicuramente è stato sicuramente problematico, ma evidentemente brillantemente risolto. E noi non sappiamo molto di come i veneziani affrontassero il problema del trasporto, dell'individuazione manufatti antichi che poi venivano portati in città. Però io sono convinto che tutto questo rispondesse, in certi casi almeno, a dei progetti molto precisi. Quella che vedete è un documento, che a mio parere è uno dei più eloquenti sui viaggi dei marmi. È un dispaccio inviato dal Collegio della Repubblica, per cui da un organo istituzionale, a Gabriele Dandolo, data 3 marzo 1309. Questo Gabriele Dandolo incrociava l'Egeo al comando di una flotta di navi, ed era il discendente dell'Enrico Dandolo della conquista di Costantinopoli. Ho segnato in giallo le parti che mi sembrano più interessanti di questo dispaccio, che dice che il collegio, che è venuto a conoscenza della disponibilità di materiale pregiato, dice, in insula Micolarum et eciam in alis insulis Romanie e nell'isola di Mykonos e nelle altre isole della Romagna, chiede al Dandolo di procurare dei marmi, in particolare fusti di colonne interi o a pezzi, da destinare alla Basilica di San Marco. Questo lo dice all'inizio: la nostra chiesa di San Marco manca di marmi, eccetera. Si specifica inoltre che andavano ricercati marmi bianchi oppure Vergatis Viridis. Anche questo lo trovo precisazione molto, molto interessante, oppure di porfidi. E per facilitare il trasporto il collegio suggerisce che vengano utilizzati, come vedete alla fine, per modum savorne, come zavorra, per non appesantire le galee stesse. Alla fine sono citati i procuratori di San Marco, che sono, per così dire, i mandanti di questo dispaccio. Allora, ci può dare tutta una serie di informazioni. Lo scopo del dispaccio è di procurare, per conto dei procuratori di San Marco, dei marmi per la Basilica di San Marco in un luogo preciso e un tipo preciso di marmo. Allora, intanto la lettera è un documento ufficiale che si basa su delle notizie ricevute dal collegio di prima mano su rovine classiche, perché all'inizio dicono è giunto al nostro udito che nell'isola di Mykonos si trovano una cosa, per cui evidentemente c'era un sistema efficiente di scambi di informazioni tra i capitani che incrociavano l'Egeo, che venivano poi trasmesse agli organi della Repubblica, che li condivideva negli organi più importanti. Stiamo parlando del collegio, per cui di un organo di rilevanza istituzionale. Questo sottolinea la dimensione pubblica di questo commercio. Non è un'iniziativa personale dei capitani, è una cosa che ha a che fare con la Chiesa di San Marco, i procuratori di San Marco, che sono la seconda carica della magistratura dopo il Doge. I procuratori di San Marco sono appunto, come dicevo, i mandanti di questo dispaccio. E la seconda cosa interessante è l'orizzonte geografico, perché di fronte all'abusato rimando a Costantinopoli, qua compare per la prima volta un riferimento alle isole dell'Egeo, come vedete le Cicladi, di cui Mykonos è parte.
Tra l'altro Mykonos non era sotto il dominio diretto della Serenissima all'epoca, ma era una sorta, diciamo, di protettorato che era dotato di una relativa autonomia. La cosa abbastanza strana è che Mykonos non è notissima per l'abbondanza di resti antichi. Non sappiamo se un tempo era diverso, però attaccato a Mykonos, a poca distanza, c'è Delos, che è in realtà, come sappiamo, ricchissima di marmi. L'ultimo leone giunto all'arsenale viene appunto da Delo, che era ricchissima di marmi, per cui probabilmente l'insula Mykolarum si intende Mykonos e la vicinissima Delo. Teniamo presente che il Mediterraneo era un costellato, diciamo, di siti in abbandono, ricchi di rovine. Cito nuovamente il Bon del Monti, a sinistra vedete la pianta di Corfù e a destra nuovamente quella che abbiamo visto di Dardanelli e Tenedo, in cui metà delle isole citate dal Liber Insularum hanno rovine antiche, per cui era, diciamo, una cava a cielo aperto dove non occorreva scavare e dove i veneziani potevano trarre il materiale che gli interessavano. La terza cosa interessante è che il collegio indirizza il dandolo, specificatamente chiamiamola Mykonos, perché può trovare dei fusti di colonne e delle marmi, e dei marmi, dice, bianchi oppure venati di verde. Cos'è questo? Perché chiede specificamente? Intanto sapevano che c'erano dei marmi venati di verde. Il marmo venato di verde è ovviamente il marmo cosiddetto cipollino, che è una varietà molto pregiata, che si cavava in Eubea e che è largamente utilizzata nella Basilica di San Marco, come potete vedere, sia per fusti di colonna, alcuni con croci incise, sia nelle facciate, all'interno, come impiallacciatura. Per cui è una dimostrazione appunto che il collegio poteva addirittura segnalare la varietà di marmo che serviva ai procuratori di San Marco, evidentemente per qualche restauro alla basilica. E infine trovo abbastanza inusuale l'accento che fa sull'impiego di marmi antichi come zavorra, appunto, dice, con la conseguenza della raccomandazione di non sovraccaricare le navi, non aggravando propteria ipsa scaleas. Mi risulta che la merce, ma di sicuro c'è gente che ne sa più di me, usata per come zavorra era il sale, ma forse questo all'andata e al ritorno veniva sostituito con dei marmi. Comunque, insomma, per concludere, quello che mi sembra importante di questo documento è che quello che noi vediamo, le pietre di Venezia, per usare, diciamo, l'espressione di Ruskin, sono giunte in laguna, almeno in alcuni casi, sulla scorta di un progetto, di tutta un'organizzazione in cui nulla, come abbiamo visto, era casuale, e dove i rapporti fra centro del potere e i capitani o commerciali o i convogli militari che incrociavano l'Egeo erano stretti e molto, molto, diciamo, circostanziati. Per una città ovviamente priva di rovine, di pietre, questo era di importanza fondamentale. Io credo che posso fermarmi, vi ringrazio per l'attenzione. Allora, ringraziamo davvero il professor Sperti per questa bellissima relazione che credo ha toccato molto le corde di noi veneziani, vedendo
questi simboli di San Marco e ripercorrendo la loro storia. Io ho trovato interessantissimo questo documento di Gabriele Dandolo, che nella mia ignoranza non conoscevo assolutamente, e che mi pare veramente di grandissimo interesse per poter ricostruire le tappe di questi viaggi, che sì, sappiamo essere dalla parte più orientale del Mediterraneo, però insomma io credo che da questo si possa anche forse lavorare ancora per ritornare, per ripercorrere queste tappe. Io dico una banalità, ma che ogni volta mi viene in mente, io mi domando come abbiano tirato su quelle colonne e come siano riusciti a mettere in capo le colonne, da una parte il leone, dall'altro Todaro. E io mi ricordo, a parte bellissima quell'immagine del leone di San Marco che arriva con la grande beata, esatto, e attorniato dal corteo della regata. E io mi ricordo nell'aprile del 91, cioè non mi ricordavo la data, ma l'abbiamo vista adesso, la professoressa Scarfì, che aveva studiato il leone e patrocinato il restauro, mi aveva gentilmente invitato in piazzetta ad assistere alla ricollocazione, e che devo dire è stato un momento di grande emozione vedere sto leone per aria. E appunto io mi chiedevo se nel 1991 ha comportato un lavoro gigantesco per rimetterlo al suo posto. Io mi chiedo come avessero fatto quella volta, ma lasciamo perdere, ci sono riusciti egregiamente. E a tirare sulle colonne. E non parliamo col discorso di questa famosa terza colonna su cui tanto si è lucubrato, ma insomma su questa stupenda porta d'acqua di Venezia sul Molo. Se qualcuno ha qualcosa da chiedere, penso che il professor Sperti sia più che disponibile. Ecco. Grazie. No, è solo una curiosità, intanto complimenti per tutta questa storia interessante che ci ha portato. Quello che chiedo più che altro è anche, condividendo quanto detto dalla professoressa, cioè il come sono riusciti in tanto innalzamento. Però la domanda che faccio legata all'innalzamento è la staticità, cioè queste colonne stanno in piedi per semplice appoggio con quella superficie che hanno di quel diametro, ma cioè non hanno nessun vincolo, nessun perno, cioè perché abbiamo visto la foto dove ci sono due studiosi che stanno misurando un basamento e non è previsto niente, non c'è un incavo, non c'è quindi siamo affidati proprio alla statica e basta, perché quando abbiamo avuto quel famoso terremoto qua a Venezia del 76, che non è stato di poco conto, tanta altezza con una piccola base d'appoggio dovrebbe aver basculato ben bene. Ecco, è solo una curiosità, non so se sia di sua competenza la parte statica, ovviamente, però se ha una documentazione, una conoscenza a riguardo. No, grazie. Mi dispiace, non ho delle conoscenze di questo tipo. Posso dirle che nel mondo classico però sono contesti anche molto diversi, cioè Venezia è veramente particolare. L'unica cosa che mi viene in mente è questa, che comunque hanno delle basi che sono molto allargate. Sì. Il basamento è molto allargato, per cui questo naturalmente secondo me risponde a dei calcoli non casuali sulla resistenza del fango sottostante. Però se sotto sia stata presa qualche iniziativa, qualche misura per rinforzare la parte sottostante, non so. Io con tutti gli scavi che si fanno in zona di San Marco, adesso magari una cosa di questo genere potrebbe anche essere interessante se la capire. Comunque la base è allargata. Poi immagino che ci sarà stato anche all'interno un perno. Comunque gli incavi a cui faceva riferimento lei, che si vedono sulle colonne che sono rimaste là da due millenni, non ci sono perché venivano naturalmente approntati una volta che venivano messi in opera, insomma lì per il trasporto erano ancora lisce. Mi dispiace non arrivare al punto.
Beh, grazie, veramente grazie per questa interessante conferenza. Mi chiedo una cosa, ma è un po' una curiosità, come diceva la professoressa Tirelli. Io capisco le cave, capisco i marmi, ma come facevano con i mezzi di allora a realizzare queste colonne così perfette, così rotonde? Quanto ci mettevano? Anche qua sono studi che hanno fatto di recente sulla... non so se esistono degli studi specifici sulle colonne, ma su altri generi di manufatti sì. La Dam. La Dam. Il volume di Adam. Sì, il volume di Adam. Non so. L'arte di costruire sì, i romani. Poi questo ultimo, un altro di Marcinesu, sulle, vabbè, insomma, adesso non voglio fare così riferimenti, però insomma ci sono degli studi che parlano, però ad esempio sulla quantità di ore che ci vogliono per una colonna non sono al corrente di studi specifici, però ad esempio su altri generi di manufatti sì, sono delle cose che sono impressionanti, perché ad esempio per fare un sarcofago attico è stato calcolato che ci volevano 1200 giorni di lavoro. Sì, 1200 giorni di lavoro. Per cui sono delle dimensioni di tempo a cui noi non siamo assolutamente. Adesso poi naturalmente quelle colonne magari vuol dire ci sono state anche sicuramente ovviamente dei modi per, ma teniamo presente che sono fusti che pesano appunto 60 tonnellate, perché non è che puoi metterli su un perno, girarli e poi le cose. Sono purtroppo molto più complicate, insomma, a maggior ragione è impressionante la qualità di questi pezzi, che sono assolutamente standardizzati, però si è spesso detto le colonne giganti di Venezia, a Roma ce ne sono decine. Le colonne del Pantheon sono 40 piedi, quelle del Pronao, del Tempio, del Foro di Traiano, sì. I romani andavano con misure standardizzate e questo era il motivo per cui possono. E io mi chiedevo anche se c'è un motivo particolare liturgico o simbolico di qualche genere per cui veniva chiesto il marmo cipollino. Perché è il marmo della croce. Il marmo della croce? Sì. Allora, siccome le venature sembrano legno. Almeno così, così mi ha detto Lorenzo Lazzarini, per cui ci credo. Il marmo della croce? Sì. Non sapevo. Neanch'io, me l'ha detto un poco tempo fa, mi ha detto che ha una valenza religiosa il cipollino. Infatti, immaginavo. Sì, perché il marmo è un marmo che assomiglia nelle venature al legno, per cui ricorda la croce. Questo spiega anche. Sì, infatti. Perché il coso? Sì, perché venisse commissionato proprio il marmo bianco. Sì, il Virgatis Viridis, gli hanno detto, vuol dire che sapevano che era lì, però sì. Anche questo è impressionante da un certo punto di vista. Noi siamo abituati alla trachite, la pavimentazione di Venezia e trachite. Ciò non di meno, tra San Salvador e il Ponte dell'Ovo, la pavimentazione è completamente diversa e sembra granito. Almeno io credo di aver capito che è granito, non so se avete presente. Sì, sì, è granito. La grana di quel granito, scusate la alliterazione, io da inesperto ho cercato di confrontarla con quella delle colonne e mi sembra di capire, ho fatto delle fotografie sia alla pavimentazione che alle colonne, mi sembra di capire che sia la stessa grana. Allora, secondo voi c'è una relazione fra quel breve tratto, quella breve saisada vicino al Ponte dell'Ovo e le colonne? È forse lo stesso granito oppure sono stati fatti degli studi in qualche modo? No, a me non risulta studi, no. Però posso dire una roba. Noi vediamo quelle due colonne erette, però non sono sicuramente le uniche colonne di granito che erano arrivate a Venezia.
c'erano sicuramente altri pezzi che non erano integri, per cui non erano adatti per far questo, ma che potevano essere presi per fare lastre in pianacciatura. Uh-huh. Per cui quello che lei ha notato, secondo me, è assolutamente... No, non c'è nessuna quindi relazione. È plausibile che siano dei pezzi di colonna romana che sono stati fatti a fette, poi perché siano finiti proprio in quel punto lì, non so, però bisognerebbe conoscere la topografia di Venezia dell'epoca per capire adesso chissà com'era quella parte. Però questo è interessante, sicuramente anch'io ho visto che... Anche secondo me c'è sicuramente una relazione con... quelli non sono gli unici graniti disponibili, ma insomma ce n'erano altri. Ma Venezia, tutto quello che ammazzava, anche pezzi rotti, come indica il documento, a un certo momento dice o fusti interi o anche a pezzi. Andava bene, le colonne che venivano portate a pezzi venivano fatte a fette, larghe una decina di centimetri, e trasformate nelle patere. Scolpite, trasformate in patere, per cui nulla si sprecava, insomma, quelle patere che si vedono bizantante, imitazioni. Grazie. Per cui c'è tutto un riuso dove il manufatto originario scompare. Ok, grazie.